Campus, via! Nel giorno di Pasqua è tornato in piazza Garibaldi il tradizionale rito della Madonna che scappa, con l'incontro tra la madre e il figlio Gesù, che per 2 anni consecutivi si è svolto a porte chiuse per la pandemia del Covid-19. Fedeli e turisti, nel rispetto della normativa vigente, con un contingentamento degli ingressi nella piazza, che è stata aperta a 10.000 persone, si sono assiepati dietro le transenne, nelle terrazze e balconi, per immortalare la corsa della Madonna riuscita alla perfezione. Il manto nero è caduto in modo impeccabile all'altezza del fontanone, lasciando il posto all'abito verde, segno di speranza e rinascita. L'alto compito alla guida della quadriglia quest'anno è stato affidato ancora una volta ad Andrea Rapone. È un'emozione sempre grande, poi quest'anno l'emozione è ancora di più perché veniamo da 2 anni dove non si è svolta la manifestazione e quindi è sempre un'emozione grande, ma quest'anno ha un altro effetto. Soprattutto vedere la piazza piena è sempre bello. Quest'anno dove ci sono state tutte queste restrizioni, quindi è diciamo una corsa della rinascita, la possiamo definire. Una grossa emozione per chiudere. È sempre un'emozione grande, non ci sono parole per descriverle. È certamente un momento importante per la città riprendere le sue tradizioni dopo il tempo del Covid, ma anche in questo tempo in cui assistiamo ai momenti difficili della guerra e che toccano il nostro cuore, è un momento importante perché ci ridona speranza di poter annunziare a tutti che bisogna incamminarsi e correre per la pace. È sempre emozionante vedere come preparano, come si impegnano anche la confraternita, come vive questo momento così forte. Ho assistito alla Corsa della Madonna tante volte per tanti anni, e però ogni volta è come se fosse la prima volta, perché l'emozione, la tensione, l'ansia, l'attesa che ingenera la Corsa della Madonna e poi il momento liberatorio della corsa è una... di volta in volta si rinnova, quindi non c'è mai, non faremo mai l'abitudine a questa manifestazione, ogni volta viene vissuta come se fosse la prima volta ed è una sensazione indescrivibile, una sensazione unica. Devo dire, noi dobbiamo preservare il fascino di questa manifestazione, perché questa manifestazione è poi il simbolo di Sulmona, la Settimana Santa, la Pasqua sulmonese, e noi auspichiamo che possa sempre essere un momento come questo. Quest'anno poi si colora di un significato particolare. Dopo 2 anni dalla pandemia è ripresa la manifestazione e quindi c'era un'attesa ancora maggiore.